e onestamente è una squadra da temere e da rispettare. Eccolo qua, Piozzini, il numero 3, che va a scaricare proprio per il numero 74, che trova il gol Francesco Monticelli. C'era stata una prima risposta di Gomez a dire di no, ma poi è stato molto bravo il numero 74 del Matera a mettere la sfera dentro. Può ripartire Samuele Muglia, la conclusione pericolosissima, Alex Raffaelli ancora per Muglia, gol! Il gol di Samuele Muglia, 17-36, il pareggio bianconero. Si va da Muglia, ancora lui, che bravissimo, bravissimo Samuele, si è infilato tra due avversari, è stato colpito, rigore senza nessun dubbio per Daniele Moretti. Siamo, aspettiamo che Moretti dia il via, ci siamo! Palo ancora, Muglia, fermato Muglia, pallonetto, e poi lo mette dentro Capitan Danna, il pallonetto di Muglia che andava sull'esterno, ma arriva come un falco, Capitan Danna la mette dentro, 16-30, 2-1, bianconeri. Si va dalla parte opposta per Samuele Muglia che salta un avversario, ancora Muglia che va giù, c'è un altro rigore, ci siamo, 13-10, Muglia è ancora bravissimo, e Lauzi a dire di no. Piozzini, numero 3, viene fermato da Raffaelli e poi lo mette giù. C'è il blu per Raffaelli che ha agganciato a 24-26 dalla fine della prima frazione. Piozzini e trova il gol bomber Piozzini, 24-22. Salta bene Gomez e poi mette dentro la pallina di poco al lato. Poi fa fallo, però viene richiamato Piozzini perché secondo Moretti si è buttato di proposito, quindi viene assegnato il fallo di squadra al Matera perché Piozzini, secondo Moretti, dopo aver portato via, c'è un po' di confusione in pista, ci sono un po' di spinte di alcuni giocatori del Matera, vediamo un po' agitato Simone Bigatti, c'è il blu per Raffaelli e se l'ha preso con Bigatti. Cucinelli molto bravo, però va a terra e c'è il blu e questo è inevitabile, cartellino ingenuo che ha beccato il giocatore del Matera. Muglia, vediamo se riuscirà a sfruttare bene palo, e Muglia stasera in questi tiri diretti non è la sua serata. Muore Muglia, non è riuscito a, c'è anche un po' di sfortuna Roy, indubbiamente, però in questo caso ora va a terra e qua inevitabile, arriva dalla parte opposta da parte dell'arbitro Daniele Moretti una decisione analoga per comandare un rigore al Matera. Preta che si incarica di tirare questo rigore contro Pablo Gomez, vediamo cosa succede, siamo al 16-56, 2-2 il risultato, Gadaleta fa gol e il Matera ritorna in vantaggio 3-2 per il Matera. Danna ancora per Muglia, prova Danna, ancora Muglia, fanno girare pallini bianconeri, Rossi, Liam Rossi, 16-04, 3-3, Liam Rossi, ed è 3-3 con quel bagno, perdono la pallina, Puccinelli per Muglia, gol! Samuele Muglia, 13-47, Bomber Muglia. Il Matera riprende la pallina, alza la testa Piozzini per cercare subito un compagno di squadra, la verticalizzazione, c'è il pareggio del Matera e qua il 100 giovani calciatori ha dormito alla grande. Trova, cerca un compagno, recupera la pallina. Muglia! Che Bomber gol, Muglia! Che gol, Samuele Muglia! Che un gol spettacolare, che di Bomber gol, Muglia! Ma che a gol! A 5-51! Ma che gol! Le mani super, ma Bomber Muglia! E due volte
Pablo Gomez a dire di no. Muglia dalla parte opposta. Perdona! 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 Il capitano! 3:32! 3:32! Danna! Capitan Danna, ma l'input è stato... Dopo il miracolo di Gomez, Roy! C'è stato il Matera, recupera e riconquista la pallina, vuole venire avanti, però ormai non c'è più tempo per far nulla perché il centro finisce questa partita vincendola 6-4, mantenendo i 9 punti di vantaggio che aveva alla vigilia prima di giocare su Rotellistica Camaiore e Farma e Pumas Viareggio.